culo. Porco. Porco. Mannaggia. Cioè, ma sto gioco è troppo difficile, porca. Vado. Cioè, mo chi glielo racconta a questi? Non lo so. Madonna. Oh, però doveva venire questo giorno. Madonna. Madonna. Cioè, mo. Madonna. E come facciamo? No, qua? Mi sta sul cazzo perché mi ero quasi affezionato a sta community, capito? Averli, cioè, contro. Averli contro era una cosa bella. Ormai erano di famiglia. Cioè, li trovavi sotto casa con i forconi, con le torce accese. Adesso non più. Cioè, secondo me. Sta cambiando qualcosa in noi, ragazzi. Sta cambiando qualche cosa. Oppure From, che ha capito come si fanno i video. Sekiro! Sekiro, si parla di Sekiro. Ci abbiamo messo le mani su, ci abbiamo giocato. Lui lo sta giocando in maniera più approfondita. Io sono il beta tester. Allora, io sto andando avanti nella campagna. Porterò i gameplay sul secondo canale e un po' di backtracking su quello sul server 3. Qui due sul server, che è successo? Vi siete rammolliti? O è veramente From che ha fatto qualcosa di buono? Allora, From ha sempre fatto qualcosa di buono. Nel senso che è sempre stata carente sul piano tecnico. Chiunque dica il contrario, chiaramente è ben accetto qui nei commenti, però sappi che ti ritengo un totale. Allora, From ha avuto sempre un po' di problemi tecnici, ma i suoi giochi avevano sempre questa caratteristica di essere molto interessanti e affascinanti. Se penso a una cosa oppressiva, io penso a Dark Souls. Questo Sekiro è un po' più allegrone. Allegrone sempre nel senso di morti scannati, di sbudella, però è un po' più allegro, è meno oppressivo, ma comunque questo senso di porca puttana, basta poco e me ne vado, c'è. Allora, io comincerei subito a parlare dei 10 motivi per cui questo Sekiro ci piace tanto, poi diremo tre cose che secondo noi possono essere migliorabili, ma questa volta siamo 10 a 3, non siamo 2 a 25. Meno palloso e molto più aggressivo. Diciamo che qua, grazie al rampino, te la fai più facilmente fino al boss e soprattutto gli scontri lungo la strada non sono una palla, perché diciamoci la verità, una volta che hai capito come battere un nemico in Dark Souls diventa solo uno stronzo che ti blocca la porta. È molto più aggressivo questo Sekiro ed è più divertente anche farsi la traversata fino alla prossima morte certa dal boss. 2. Ci sono degli approcci molto più tattici e chi viene qui a dirmi che Dark Souls è più tattico di Sekiro lo prendo a testate. Sono stati studiati dei moveset soltanto per un'arma e quindi hanno detto a sto giro ci divertiamo. Vuoi per il rampino, vuoi per i nemici che comunque si comportano in maniera un po' più sveglia rispetto ai nemici di Dark Souls, davvero tu puoi farla stealth oppure puoi provocare un nemico, puoi attirarlo. È più vivo, dai, il mondo è più vivo e ci puoi giocare meglio, quindi è più tattico, non c'è niente da fare. Il sistema di parry è tutto molto ritmico, tu puoi fare il parry boom 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 seguendo il ritmo dei colpi del nemico e non è tutto qua. In Dark Souls, quando una volta ogni 14 anni riesci a fare il parry, il nemico si scopre e tu lo infilzi come uno spiedo. Ma in Sekiro, quando fai un parry, col cazzo che hai tutta questa possibilità, perché lui continua ad attaccare e quando è che gli puoi fare lo spiedo? Solo quando sei stato così bravo, così perseverante, così preciso, così matematico da bloccargliene diversi di attacchi e contrattaccare nel mezzo. Il parry funziona anche perché dal momento in cui io ho preso il joypad in mano, e voi lo sapete quando io sia disgustato dall'utilizzo del joypad in generale, io sono riuscito a fare un parry. Subito? Immediatamente. Inoltre, su Sekiro, quando tu fai un parry, il parry non lo fai con un tasto a parte. Cioè, in Dark Souls c'è il tasto che... Io non ho mai premuto il tasto del parry in Dark Souls 2 e 3, dico, perché tanto sapevo che non serviva una sega a me. In Sekiro, quando tu fai un parry e non ti riesce, perlomeno il tasto è quello della difesa. Quindi il colpo ti trova che, se non altro, stai così e non te lo prendi in faccia il colpo. Poi il gioco è difficilissimo per tanti altri motivi. Ma se non altro non c'è un tasto dedicato alla speranza. Salt and Sanctuary, Sinner, Nioh, tantissimi giochi che hanno preso ispirazione da Dark Souls hanno capito che un parry visivamente affidabile è un parry che dà soddisfazione. Solo From, tra l'altro nel 2, nel 3, nel primo avevano capito come si... Però poi si sono dimenticati. Vabbè, andiamo avanti.
camera gestita meglio. Ed era un'altra delle cose che chiedevamo, che nei spazi stretti, angusti, e Dark Souls è tutto un buco certe volte, e dai, allora qua è meglio, perché vabbè, a parte il fatto che il gioco è un po' più aperto, perché comunque ti vogliono far sfruttare la verticalità degli ambienti, ti vogliono far sfruttare il rampino, ti vogliono far muovere come un ninja in giro per la mappa, però ho notato che pure negli spazi stretti, le casupole, questa camera non mi fa venire il vomito e somiglia molto di più alla camera di un For Honor, Giuda l'ho detto, che alla camera di un Dark Souls o, Dio lo fulmini, di Bloodborne, che forse è il gioco con la camera peggiore nel mondo. Invece di andare nelle statistiche ad aumentare dell'1% questa cosa, del 2% quest'altra cosa, hanno dato il senso di progressione dandoti delle abilità. Cosa sono le abilità? Semplicemente nuovi attacchi, nuove contromosse che tu puoi usare in gioco. Dov'è la differenza? Che in Dark Souls, se tu fai backtracking e ti fai 10.000 non morti e poi spendi le anime, sei più resistente, magari fai più danno, queste cose qui. Qui invece ti danno una nuova azione. Questa nuova azione ti rende sgravo? No, perché se non la fai bene quell'azione ti fanno un culo così. Molto spesso si tratta di schivare all'ultimo minuto per attivare il tuo nuovo moonset e quindi torna il discorso dello skill based. Meno parametrico, ma più votato alle abilità, e questo è un altro punto di forza. Raccogliere oggetti, raccogliere soldi è utile. Se vuoi migliorare il tuo braccio di legno, se vuoi aumentare le tue capacità, le tue mosse, il tuo moveset sostanzialmente, è necessario farmare un po'. Quindi non è neanche completamente inutile andare in giro a menare le mani. Poi è chiaro, tu puoi avere tutte le cose del mondo, se quando vai dal boss sei una pippa, muori uguale. Il rampino dimezza spesso e volentieri i tempi di percorrenza, rendendo quelle strade, spesso dal boss al punto di respawn, meno tediose di così. Ma non solo, ti fa evitare i nemici, ritirate strategiche, puoi farci qualsiasi cosa con quel rampino, ed è bello, non si è inventata niente. Però è bello utilizzare il rampino, quindi non venire qui, l'ha inventato From, perché io vi tiro delle testate, vi tiro. Però From ha fatto una cosa bella, sì. E io lo metterei in questo, che è il settimo punto, ovvero il fatto che saltando tu ti possa appendere ad una sporgenza, ma utilizzando il tasto, che è una cosa che abbiamo sempre richiesto agli Assassin's Creed. Perché se c'è un punto in cui devo fare un salto di precisione, ok, è giusto che io debba avere il tempismo giusto per aggrapparmi, perché ti devi aggrappare da solo? Ti dà un controllo maggiore sull'azione. Il fatto che non si aggrappi automaticamente non ti rompe i coglioni nel caso tu non ti voglia fisicamente aggrappare, ma voglia semplicemente saltare per vedere al di là di un muro. Faccio doppio salto, controllo e torno giù. In Assassin's Creed fai doppio salto, quello stronzo rimane così. Sistema di difesa. La parata normale, cioè quindi stai in difesa, prendi il colpo, ti potresti sbilanciare. Parry, ovvero defletti il colpo, rimani bello saldo e il nemico perde postura. Poi c'è il salto a tempo. Se il nemico ti fa una spazzata con la spada, tu puoi sì fare il parry, puoi sì schivare indietro, ma puoi anche saltare per evitare il colpo basso e tirargli un calcio in testa. È una delle cose più divertenti del mondo, e se la sbagli ti fanno un culo così. È divertente, ragazzi, questo sistema di difesa diventa e rende più divertente il gameplay. 9. Il checkpoint. Checkpoint ce ne sono di più, sono meglio strutturati all'interno della mappa di gioco. Io lo so che un tizio tutto grigio, che non è nessuno e che non parla e che non dice niente, è molto misterioso. Io lo so che non c'è personaggio più carismatico di un non morto che non ha un cazzo da fare se non andarsene in giro per un mondo vuoto a menare gente vuota finché un boss non gli fa vattene perché stavo leggendo un libro e gli apre il culo. Ma Lupo, il personaggio protagonista di questo gioco, è una persona tormentata, ti ci leghi subito, parla ogni tanto, dice delle cose e tu riesci a capire se ti stia sul cazzo oppure no. Ci sono delle voci interessanti, dei personaggi principali, ci sono delle voci interessanti. E in realtà anche gli NPC secondari, i nemici, non hanno queste voci così orribili. Ma io proprio non mi spiego perché devono parlare in questo modo. Dove l'avete registrata questa cosa? Da dentro un acquario, in nome di Dio! Acronime. Si valuta che deva fuangiano. Ixano mai ni
E quando andate a fare le cose, proprio la spalla. E questo è uno dei tre piccoli problemi, dico piccoli perché sono veramente piccoli problemi, che abbiamo trovato in questo Sekiro. Il secondo problema non è un problema, è più che altro una cosa che... è una cosa che ci domandiamo. Allora, From ha tirato fuori sto gioco che è molto valido, con un tasso di sfida davvero elevato. E che piace. Piace a noi, piace alla stampa, piace a tutti quelli con cui abbiamo parlato. Ci sono persone che ovviamente lo odiano in merito alla sua estrema difficoltà. E capiteci quando facciamo questo discorso, perché è difficile anche da fare. Cioè, se ci fosse un easy mode per tutte quelle persone che magari vogliono iniziare a videogiocare perché Sekiro li intriga. Quello, purtroppo, Sekiro c'ha una barriera all'ingresso che è molto alto, perché ti percula per i primi 20 minuti, ti dice guarda sei capacissimo di fare tutto, e poi cominciano ad arrivare le cose complicate. Ed è bello che arrivino le cose complicate, però chi vi parla è gente che è Dark Souls, è Nioh, è Sinner, è Salt and Sanctuary. Cioè, è comunque gente che sa a cosa sta andando incontro ed è pure gente che videogioca da qualcosa come 25 anni ed è passata sopra Ghost and Goblins, cioè il dolore, bene o male, l'abbiamo sperimentato. E Redez lo sperimenta anche solo imbracciando il gamepad, questo dolore. Quando è che Redez ha comprato un gamepad? Quando ha provato a giocare a Dark Souls 2 con la tastiera. Là ha deciso di fare questa scelta di vita, di comprarsi un gamepad. Però sostanzialmente ci chiediamo, un gioco così valido vale davvero la pena di renderlo poco fruibile per i neofiti del videogioco? E questa è una domanda che vi rimandiamo ovviamente a voi, ma è una domanda che allarghiamo a From. Perché il gioco ci piace tanto? È perché vorremmo vedere il suo pubblico più allargato. So che per tanti di voi è una bestemmia perché diventerebbe commerciale. Però guardiamo allo sviluppo futuro di una software house che in questo modo potrebbe migliorare ancora di più i suoi prodotti. Punto. Non chiediamo di fare una modalità per deficienti, chiediamo una modalità normal, cioè quella che stiamo giocando noi e che ci va bene. È bello incazzarsi con Sekiro, e lo vedrete, cioè Redez ha registrato un gameplay, lui non ne sa un cazzo di Sekiro, ha giocato 10 minuti e poi l'ho messo davanti a un boss a cavallo. Vai, vai che gli stai a rompere il culo, vai vai, ancora 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 ancora. Non è tosto, questo non è difficile, so io che non sono pratico. Bravo, bella come l'hai contata, ma bravo. Eh no, l'avevo perrato. Porca bella puttana maledetta. Curati. Bella così. Guarda. Ok, quella l'ho capita, mo. Porca di quella puttana, questo non lo capisco. Sto cazzo sta che me l'ha sloccata. Là, là, là. Bravo. Bravissimo. Vai, madonna che manata di mazzate. Oh, Redez comunque si è comportato bene. Comunque si è gasato, comunque non si staccava dalla partita. Non era frustrante quando Dark Souls che volevo sbattere il gamepad contro lo schermo? Cioè sì, magari ci si arriva, ma ci si arriva molto più lentamente. E capite il punto? Cioè, vediamo il potenziale di questo gioco e vediamo un potenziale in una easy mode. Cioè, normale, questo Sekiro, modalità facile per chi inizia. Poi alla fine, che ne so, te lo giochi in facile, diventi bravo, esattamente come per te che giochi normale e poi vai a New Game Plus. Chi l'ha giocato in facile fa, beh, adesso lo proviamo a normale. E questo è il punto, cioè ci dispiace che probabilmente tanta gente si tira indietro perché ha paura. Questo era Sekiro che secondo noi è molto meglio di Dark Souls. Sul piano tecnico. Sul piano, no, noi parliamo di lore, ovviamente può piacere o non piacere, ma il piano tecnico è stato estremamente migliorato rispetto a Dark Souls 2, 3 e Bloodborne. In tanti piccoli aspetti. C'è da dire che noi abbiamo provato la versione PC, quindi non sappiamo se la versione PlayStation abbia dei problemi di input lag, quindi questo ti peggiora il parry. Ho letto di qualche calo di frame nelle parti più concitate con tanti personaggi a schermo, però input lag non pervenuto, non sappiamo. Diciamo solo che noi da PC con una 2080, che tra l'altro non è neanche la scheda più adatta a Sekiro perché quanto pare fa le bizze, almeno non mi ha dato problemi, ci siamo trovati bene. Il gioco è tremendamente responsivo, forse è il gioco più responsivo di From finora, e noi tranne Bloodborne li abbiamo giocati tutti su PC, se non erro. Sì, tutti su PC.
anche su PC, tutti anche su PC. Sì, perché Dark Souls 3 l'ho provato pure su console, per me non è cosa, 30 fotogrammi al secondo non riesco, Bloodborne non riesco, però quando li ho giocati su PC li ho trovati abbastanza responsivi tutti. Quindi Sekiro passa sotto la lente di ingrandimento di quello sul server, ovviamente magari ne riparleremo mettendo alla luce ancora più punti criptici, difficili, eccetera, eccetera, ma per adesso, e solo per adesso, ci fermiamo qui e diciamo che Sekiro ci piace. Per 10 motivi.